Ponzano di Fermo, al centro della provincia di Fermo, nelle Marche, erge su di un colle immerso nel verde, tra le dolci valli della Valdaso e della Valdede, il suo territorio prevalentemente collinare. Il centro storico, a 248 metri sul livello del mare, conta circa 1650 abitanti, come si può notare dalle immagini, un castello completamente in ristrutturazione. Le sue radici affondano il più antico documento che riporta il nome di Ponzano, risale al 1059 ed è contenuto nell'atto con cui Longino, detto Brictolo, dona al vescovo Ulderico da Fermo 100 moggi di terra con casali siti nell'attuale territorio. Nel 1214 Ponzano esisteva organizzato come castello di una certa importanza, perché proprio in quell'anno il marchese Aldo Brandino, figlio di Azzo d'Este, lo conferma dipendente dalla giurisdizione del comune di Fermo. Molti castelli a terre, fra cui Ponzano, vengono staccati dallo Stato di Fermo ed inglobati nella nuova entità. Ma è nel 1570 che Ponzano assapora l'ebbrezza della vera libertà comunale. La ricostruzione del torrione, con la porta d'ingresso che noi ammiriamo, è del XV secolo. La sua ristrutturazione si è resa necessaria dopo le distruzioni e saccheggi del 1415 e del 1443. È il classico torrione di vedetta e di difesa, eretto sull'entrata principale del castello, con fornici a sesto acuto e con berne di parte ghibellina. Attraverso un basso loggiato si accede all'interno di quello che fu l'insediamento urbano dell'antico castro. Papa Pio V separa il castello di Ponzano dalla giurisdizione della città di Fermo, lo rende soggetto alla Santa Sede e lo costituisce terra con facoltà di eleggersi un proprio podestà, con funzioni di pretore. L'attuale denominazione di Ponzano di Fermo è stata assunta nel 1862 con l'Unità d'Italia. La chiesa parrocchiale di Santa Maria del 1972, in stile neoclassico, vi si conservano dipinti del 1600 e del 1700. Ponte Moscagna del 1537, con la sua storia è un'attrazione turistica. Le attività commerciali di Ponzano di Fermo le possiamo notare attraversando il paese lungo la provinciale 66, che ci conduce anche nella chiesa di San Marco del XII secolo. La chiesa di San Marco del XII secolo, edificata sul luogo dall'antica Curtis, poi pieve di Santa Maria Matris Domini ad opera dei monaci farfensi 1063-1070. La dedica a San Marco non è da documenti ufficiali, ma dall'uso popolare, originata dalla famosa fiera San Marco, concessa da Papa Paolo III nel 1537.